Bressanone, Libera Università di Bolzano. Tre giornate ricche di appuntamenti in occasione del simposio dedicato ai cori dei bambini. L'organizzazione è del professor Johan van der Sand. Il docente di educazione musicale alla Facoltà di Scienze della Formazione e creatore del coro universitario ha ricordato che il canto è probabilmente la forma di espressione più spontanea e naturale dell'essere umano. La seconda edizione del simposio si concentra sullo sviluppo e sulla messa a punto delle capacità comunicative dei bambini attraverso il canto. Il programma prevede sia sessioni pratiche che teoriche. Il coro è un luogo privilegiato per incontrare le persone, per incontrare la musica, l'arte, ed è un luogo privilegiato per iniziare una comunicazione fruttuosa con la società, con la cultura della nostra epoca. Nel corso del simposio è stato sottolineato che il coro, quando è un ambiente sicuro di gruppo, aiuta il bambino non solo a sviluppare la propria autostima, ma anche a godere di benefici effetti sul benessere e sul rilassamento. Io sono convinta da sempre che tutti i bambini debbano cantare. Tutti i bambini, il coro è un diritto. È un diritto, cantare in coro è un diritto per tutti i bambini, è un diritto per tutte le persone. E quindi anche alcune scelte esclusive che portano a selezionare i più bravi, i meno bravi, credo che siano contrarie alla natura stessa del bambino e anche alla natura stessa del coro in quanto luogo di formazione privilegiato per la crescita e lo sviluppo del bambino in tutte le sue dimensioni. L'evento è stato pensato esplicitamente per gli insegnanti di musica delle scuole di tutti i gradi, i direttori di coro, i direttori d'orchestra, gli studenti e chiunque sia interessato a sviluppare le proprie competenze nel campo dell'educazione musicale.